L'industria automobilistica in questi ultimi anni ha progettato e costruito delle vetture a trazione anteriore con caratteristiche del tutto nuove e moderne. Il comportamento in curva oggi è praticamente neutro, non hanno sottosterzo, vale a dire non smuso, cioè non tengono a allargare la curva, a differenza dell'anteriore di qualche anno fa. Il campionato italiano 2 litri di quest'anno ha evidenziato le tecniche di guida delle trazioni anteriori. Quasi tutti i top driver affrontano la curva frenando col piede sinistro, in maniera da mantenere schiacciato il pedale dell'acceleratore. In questo modo il posteriore tende a girare sfruttando la motricità delle ruote anteriore. Un altro metodo è quello di tirare il freno a mano. Quando si imposta la curva, le ruote posteriori si bloccano, facendo sbandare il retrotreno e l'anteriore della macchina si inserisce più facilmente. A questo punto però bisogna controsterzare e nello stesso tempo accelerare in modo che la vettura compia la curva il più velocemente possibile. A mio avviso, i piloti che oggi guidano le vetture a trazione anteriore possono sfruttare al massimo la motricità di queste macchine, sia con l'aiuto di queste tecniche di guida, sia con le tecnologie avanzate che oggi le case hanno portato.